Cordiale buonasera ai telespettatori di EuroTV Randazzo. Bene, questa sera è con noi, ospite graditissimo ovviamente e conosciutissimo anche nella nostra cittadina e non solo, anche perché è stato più volte ospite della nostra televisione, il mariologo professor Nino Grasso, che è docente presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Catania, ospite naturalmente graditissimo, oltre che caro amico mio, mi pregio anche di essere buon amico del professor Nino Grasso. Siamo alla fine dell'anno, mese di dicembre, il mese di dicembre, come ci dirà ampiamente il professore Grasso, è un mese particolare, è quello che ci ricorda la nascita di Gesù. E questa sera il professore Grasso ci intratterrà per quelli che sono gli aspetti del Santo Natale, della nascita di quest'uomo che ha caratterizzato la storia del mondo intero da più di 2000 anni. Ecco, e quindi io lascio la parola al professore Grasso, non lo interromperò nei suoi dialoghi perché è persona molto preparata e naturalmente non starà a me interromperlo, io mi limiterò a fare qualche domanda e sarà lui poi a sviluppare naturalmente il tema che riguarda appunto questo evento meraviglioso che è la nascita di nostro Signore e Gesù Cristo. E quindi io parto con la prima domanda, quindi subito a bruciapelo, non lascio il tempo neanche di riflettere al professore. Ecco, professore, riscoprire il valore del Natale cristiano come prima domanda, come prima argomento. Beh, questo è un aspetto fondamentale per il fatto che il Natale si è per moltissime persone trasformato in una festa laica senza significato religioso, dove si corre per i regali, per prenotazioni alberghiere, per allestire alberi, si spendono in doni, in pranzi, eccetera. E quindi è diventato un evento soltanto consumistico, non una festa sacra che ha il valore salvifico, come ci insegna la Chiesa cristiana. Poi è successa un'altra cosa molto preoccupante. Negli ultimi anni, in molti istituti, in molte scuole è stata abolita la costruzione, l'edificazione del presepio per rispetto alle presenze di altre entità culturali che non accetterebbero o si sentirebbero messe da parte con questa edificazione del presepio. Io voglio ricordare, per esempio, a molti che non lo sanno, che i musulmani, di cui abbiamo nel nostro paese molte presenze, venerano la Vergine Maria come la più grande donna dell'Islam e raccontano la nascita di Gesù, che ritengono, anche come la nostra fede, virginale. Ci sono santuari mariani nei paesi asiatici, visitati più dai musulmani che dai cristiani. Allora, non costruire il presepe perché ci sono presenti dei ragazzi o delle entità di origine musulmana è sbagliato, perché anche loro venerano la madre di Gesù e la nascita di Gesù. Scusa Nino, e siccome questa almeno mi hai dato un piccolo spunto, è forse l'unica interruzione che farò, ma è molto importante perché io sapevo qualche cosa in questo senso, tu hai completato quella che è la mia conoscenza per ciò che riguarda anche la religiosità dei musulmani. Sì, sì. Quindi praticamente, detto in termini molto semplici, i nostri politici che evidentemente conoscono poco queste cose, esatto, sono tra virgolette degli ignoranti, perché non consentono neanche a loro di, così, non dico adorare, ma di avere modo di vedere quella che è una rappresentazione della Vergine Maria, chiaramente col bambinello, con San Giuseppe, il bue e l'asinello,
che loro conoscono e che è anche nella loro tradizione. Quindi è completamente sbagliato questo fatto. Scusa l'interruzione. Anche perché nel Corano, dato che stiamo parlando di queste entità diverse dalla nostra cultura, nel Corano c'è tutto un capitolo, la Sura 18, tutto dedicato alla figura di Maria, che viene, vive nel Tempio in attesa di diventare la madre del profeta Gesù, viene nutrita dagli angeli e Maria viene ritenuta la donna più grande dell'Islam, che la chiama modello dell'universo. Quindi non costruire il presepio, perché ci sono entità culturali musulmane nella nostra società, è sbagliato. Quindi poi un'altra cosa, per sottolineare la laicità dello Stato, ma laicità non vuol dire rinunzia alle proprie tradizioni secolari. Io mi ricordo quando insegnavo nella scuola bavarese, che avevamo fatto nell'aula l'albero di Natale, come facevano anche i colleghi tedeschi nelle loro aule, e due o tre genitori di bambini che non erano cristiani andarono dal preside, che li mandò dal responsabile regionale per le scuole, lamentandosi che nella classe era stato costruito l'albero di Natale. Allora il preside rispose semplicemente: la Baviera è una regione cattolica, noi abbiamo le nostre tradizioni cattoliche da rispettare, se voi non vi trovate bene in Baviera andate in un'altra regione. La risposta è questa. Quindi il problema non è andare contro l'accettazione di chi non è della nostra cultura, però il problema fondamentale è che noi non possiamo rinunciare alle nostre antiche, secolari tradizioni per questi motivi. E quindi l'invito è rivolto soprattutto ai cattolici, ai cristiani che credono in questo evento straordinario della nascita del Figlio di Dio che viene sulla terra per la nostra salvezza, di ripristinare nella loro vita, nei loro comportamenti, nei loro atteggiamenti in questo periodo, quel rispetto verso Gesù che nasce per noi per la nostra salvezza, e quindi vedere in questa presenza di Gesù l'inizio di un rinnovamento della vita, un estendersi della fratellanza tra i popoli, perché Gesù viene per tutti, per salvare tutti. E in più, oggi nella crisi della famiglia, questo bambino che nasce dalla dolce madre Maria nella grotta di Betlemme sollecita a rivitalizzare il significato sacro della famiglia. E quindi siamo invitati a non profanare con il consumismo questa festa, che deve essere prima di tutto una festa dal grande significato religioso. Bene, oggi è il 21 di dicembre, professore Grasso, quindi mancano solamente 3 giorni e mezzo, ecco, perché nasce di notte, viene fatto l'evento è proprio nella mezzanotte del 24. Ecco, il racconto della Natività è la data del 25 agosto, questo giorno particolare, simbolico della venuta di nostro Signore Gesù Cristo sul mondo, sulla terra. Il racconto della Natività di Gesù è fatto dagli evangelisti Luca e Matteo. Tutti e due gli evangelisti, nei loro cosiddetti Vangeli dell'infanzia di Gesù, concordano in diversi punti di questo racconto della Natività, mentre sotto altri aspetti Matteo specifica altri aspetti, come Luca ne specifica altri. Quello che insieme
i due evangelisti sottolineano è che Gesù è nato a Betlemme, dove Maria e Giuseppe si erano recati obbligatoriamente a causa del censimento che il governatore romano Publio Sulpizio aveva promulgato e che quindi i cittadini dovevano recarsi nella loro città di origine per registrarsi. Quindi questo. Poi la nascita di Gesù da Maria, che era promessa sposa di Giuseppe, in un concepimento virginale, che Luca sottolinea in precedenza nel racconto dell'Annunciazione, mentre Matteo sottolinea appunto nel racconto della nascita. Poi l'Evangelista Matteo aggiunge anche la presenza dei magi, questi sapienti che vengono da terre lontane per adorare il bambino Gesù. Non sapendo dove orientarsi, chiedono a Erode dove è nato questo bambino. Erode si informa attraverso un'antica profezia della Bibbia e dice che nasce a Betlemme e quindi li invita ad andare a Betlemme e poi a tornare da lui, perché anche lui vuole andare ad adorare questo bambino, mentre in realtà avrebbe voluto uccidere, come ha fatto poi con la strage degli innocenti, un possibile concorrente al suo regno. E quindi Matteo sottolinea, citando la profezia di Isaia, una vergine concepirà e partorirà un figlio, mentre Luca nel racconto dell'Annunciazione dice di Maria che avrebbe partorito per opera dello Spirito Santo questo bambino. Perché celebriamo il 25 dicembre? E questa chiaramente non è la data cronologicamente storica della nascita di Gesù. Nel 354 c'è un documento del 354 che attesta che veniva celebrata a Roma proprio il 25 dicembre una festa del sole nel solstizio d'inverno, dove si celebrava la nascita del sole che avrebbe riportato la primavera, il caldo dopo il grande freddo infernale, dando un significato cristiano a questa solennità pagana. Fu messa la celebrazione del 25 dicembre, il Natale di Gesù, per dire che Gesù era lui il vero sole, la luce che arrivava sulla terra. Esatto, la luce che avrebbe illuminato le genti e che avrebbe salvato i popoli dal buio del peccato e della morte. Bene, accennavi nel tuo discorso alla verginità della Maria, quindi questo concepimento. Gesù viene partorito virginalmente da Maria. Questo aspetto, ecco, sì. Se lo vuoi puntualizzare. Esatto, questo è fondamentale. Maria, dopo aver concepito virginalmente Gesù, lo partorisce anche virginalmente. Questa della perpetua verginità di Maria è uno dei quattro dogmi mariani che la Chiesa crede come rivelati da Dio. Abbiamo la maternità divina, nel senso che questo bambino che nasce da lei è il figlio di Dio che si è fatto uomo. Quindi il Concilio di Efeso nel 431 proclamò Maria Theotokos, cioè madre di Dio, perché questo bambino nato da lei era il figlio di Dio. Poi abbiamo l'altra dogma dell'Immacolata Concezione di Maria, cioè che Maria è concepita nel grembo di sua madre senza peccato e che quindi sarà tutta santa per tutta la vita, non conoscerà né il peccato originale né il peccato attuale, e questo è un dogma definito
nel 1854 da Papa Pio IX e poi l'assunzione di Maria al cielo in anima e corpo, definito da Papa Pio XII nel 1950. Quindi cosa crediamo quando diciamo che Maria concepisce e partorisce Gesù virginalmente? Sono tre aspetti. La prima è la cosiddetta virginitas mentis, la virginità del pensiero, della mente, dove la Vergine ha deciso di restare per sempre vergine, di conservare nella piena verginità il suo corpo. Poi c'è la virginitas sensus, cioè che la Vergine non ha quegli impulsi di peccato che tutti purtroppo abbiamo, ed anche la virginitas corporis, la verginità del corpo, per cui la Vergine concepisce, partorisce Gesù senza che il suo corpo di donna subisca i mutamenti che invece avvengono nelle donne. Una dimostrazione indiretta del parto virginale di Maria è data sempre dal racconto del Vangelo, dove si dice che partorì il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia. Cioè vede nella figura di questa donna la pienezza salutare nel compiere i gesti dopo aver partorito, pur essendoci presente Giuseppe, è lei che partorisce il figlio e lei stessa lo pulisce, lo avvolge, lo mette nelle fasce, lo depone nella mangiatoia. Significa che fisicamente, indirettamente, l'Evangelista dice che fisicamente il suo corpo non ha subito quei traumi dolorifici o fisici che seguono la maternità. E poi la Vergine, dopo questi due grandi eventi, che ha concepito virginalmente Gesù per opera dello Spirito Santo, che lo partorisce virginalmente, dopo questi due grandi eventi che la legano profondamente, diciamo, a questo figlio, decide di rimanere per sempre vergine. Quindi si parla anche non solo di verginità prima del parto, verginità nel parto, ma anche la verginità dopo il parto. Sì. E per questo il dogma parla della perpetua verginità di Maria. Bene, finora hai trattato l'aspetto religioso, dogmatico del Natale, della nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Andiamo all'aspetto importante, io direi anche, che è quello folcloristico del Santo Natale, quindi i canti, il presepe, l'albero di Natale che fa parte appunto del colore, del calore degli ultimi giorni del mese di dicembre. Sì, sono questi un po' gli aspetti caratteristici della devozione popolare del Natale, sia i tipici canti di Natale, il presepe e l'albero. Come canti di Natale ce ne sono moltissimi, però i più famosi sono Stille Nacht, che noi abbiamo tradotto Astro del Cielo, che è un canto di origine austriaca e fu composto da un insegnante elementare e da un sacerdote e fu eseguito per la prima volta il 24 dicembre 1818, la notte di Natale, nella chiesa di San Nicola di Oberndorf. E mi ricordo che in Germania questo canto viene eseguito soltanto la notte di Natale. Poi abbiamo Adeste Fideles, alzatevi o fedeli, che viene anche molto spesso eseguito dai cori natalizi. È un canto di cui non conosciamo né le origini né la paternità. Abbiamo però la trascrizione di questo canto da parte di John Francis Wade,
nel 1743 che lo trascrisse sia come testo che come note per il coro della Chiesa Cattolica di Douai, una cittadina del nord della Francia. Quindi molto più antico, sì. Diciamo, di qualche Poi secolo. Abbiamo il canto tedesco O Tannenbaum, che sarebbe O abete di Natale, difatti è l'esaltazione dell'albero di Natale, e questo O Tannenbaum, l'autore è anonimo, e l'origine risale tra il XVI e il XVII secolo. Poi Tu scendi dalle stelle fu composto in una piccola pianola nel dicembre del 1754 da Sant'Alfonso dei Liguori, che trasmigrò in italiano il canto napoletano Quando nascete il Niño. Io mi ricordo che in un viaggio che abbiamo fatto a Roma quando ero studente ad Acireale ci siamo fermati a vedere i luoghi dove visse Sant'Alfonso dei Liguori e appunto abbiamo visto questa piccola pianola dove il santo compose questo inno. E poi ce n'è un altro, Dormi, dormi, bel bambino, che è un canto che all'inizio era diffuso soprattutto nell'Italia del settentrionale e nel Ticino. Il canto è messo nella raccolta di canti sacri di Don Giambattista Amichi di Fiemme nel XVII secolo. Questi i canti più popolari. Poi abbiamo il presepe. Il presepe fu la costruzione del primo presepe, viene indicata come fatta e attribuita a San Francesco d'Assisi nel 1223. E c'è una cronaca del 1223 in cui San Francesco a greggio pensò di fare il presepe. E dice la cronaca, la notte di Natale del 2223 molti pastori e contadini, artigiani e povera gente si avvirarono verso la grotta che Giovanni da Greggio, un nobilduogo del posto, aveva preparato per Francesco. Alcuni avevano portato doni per farne omaggio al bambino e dividerli con i più poveri. Francesco disse di voler celebrare un rito nuovo, più intenso e partecipato, e per questo aveva chiesto il permesso al Papa. Su un altare improvvisato, un sacerdote celebrò la messa e Francesco, attorniato dai suoi frati, cantò il Vangelo. Stando davanti alla mangiatoia, egli aveva il viso cosparso di lacrime, traboccante di gioia. La diffusione del presepio avvenne poi nel 1400 a partire dal Regno di Napoli, mentre nel 1500 fu San Gaetano da Thiene che si dedicò a farlo diffondere popolarmente anche nelle famiglie. Il presepio tradizionale comporta la presenza della grotta, della capanna dove nasce Gesù, la Madonna e San Giuseppe, gli animali, l'asinello, il bue e poi vari personaggi, i pastori che circondano, avvisati dall'angelo si recano ad adorare il bambino. I re magi che secondo la tradizione vengono messi il giorno dell'Epifania. Poi è nata un'altra tradizione, adesso anche molto diffusa, quella del presepio vivente. In molte zone il presepio viene realizzato con personaggi viventi. L'anno scorso questo fatto è avvenuto anche a Randazzo, proprio a San Martino, un bel gruppo di ragazzi e ragazze hanno rappresentato in modo magnifico, proprio in una di quelle stradine medievali della nostra magnifica città, questa rappresentazione molto bella, molto caratteristica. Sì.
Poi abbiamo finalmente l'albero di Natale che ha le origini dell'albero di Natale nel tempo natalizio non sono concordi. Abbiamo per esempio un racconto del 1441 dove un albero fu edificato a Tallinn in Estonia, nella piazza del municipio. È più una tradizione nordica quella dell'albero di Natale. Poi abbiamo un'altra in Germania dove una cronaca di Brema del 1570 racconta appunto di un albero che veniva colorato, veniva adornato con fiori di carta, datteri, mele, eccetera. Poi anche la città di Lettonia, dove una targa scritta ricorda che fu adobbato in questa città nel 1510. E un'altra notizia viene dalla Salsia. Una cronaca di Strasburgo nel 1605 annota che per Natale i cittadini si portano in casa degli abeti, li mettono nelle stanze, li ornano con rose di carta di vario colore, mele, zucchero, oggetti di smono. Perché l'abete? Perché l'abete c'è la tradizione in Germania che si chiama Tannenbaum, dove Gesù, dove la Sagra Famiglia perseguitata dai nemici di Erode si nasconde dietro i rami di un abete e viene salvata, diciamo, dall'albero. E quindi perché è un albero sempre verde che ricorda la vitalità, diciamo, della presenza di Gesù tra di noi. All'inizio era una tradizione esclusivamente protestante, poi dagli inizi del Novecento questa tradizione si è diffusa anche nei nostri paesi, anche nel mondo cattolico. Bene, io direi che in conclusione non ci rimane altro che ecco, chiudere questa bellissima esposizione sul Santo Natale, sulla nascita di nostro Signore Gesù Cristo, visto che abbiamo parlato un po' dei canti, del presepe, dell'albero, diciamo le origini storiche, un po' di quella che si unisce all'aspetto religioso, quello folcloristico che circonda di questo magnifico allora il Natale. Ecco, in conclusione ci vuoi citare alcuni grandi poeti che hanno trattato ecco, questo evento che appunto da 2000 anni ecco, annualmente ci ricorda la nascita, la venuta sulla terra di questo bambinello. Sono tanti poeti, io ho scelto alcuni. Allora abbiamo A Gesù Bambino di Umberto Saba. La notte è scesa e brilla la cometa che ha segnato il cammino. Sono davanti a te, santo bambino. Tu, re dell'universo, ci hai insegnato che tutte le creature sono uguali, che le distingui solo la bontà, tesoro immenso, dato al povero e al ricco. Gesù, fa che io sia buono, che in cuore non abbia che dolcezza. Fa che il tuo dono s'accresca in me ogni giorno e intorno lo diffonda nel tuo nome. Un'altra poesia, Buon Natale di Alda Merini, questa è caratteristica. A Natale non si fanno cattivi pensieri, ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia. Un pensiero lo rivolgo a tutti quelli che soffrono per una malattia. A coloro auguro un Natale di speranza e di letizia. Ma quelli che in questo giorno hanno un posto privilegiato nel mio cuore sono i piccoli mocciosi che vedono il Natale attraverso le confezioni dei regali. Agli adulti auguro di esaudire tutte le loro aspettative. Per i bambini poveri che non vivono nel paese dei balocchi auguro che il Natale porti una famiglia che li adotti, per farli uscire dalla loro condizione fatta di miseria e di disperazione. A tutti voi auguro un Natale
con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati. E poi l'ultima di Quasimodo. Guardo il presepe scolpito, dove sono i pastori appena giunti alla povera stalla di Betlemme. Anche i re magi nelle lunghe vesti salutano il potente re del mondo. Pace nella finzione e nel silenzio delle figure di legno. Ecco i vecchi del villaggio e la stella che risplende e l'asinello di colore azzurro. Pace nel cuore di Cristo in eterno. Ma non v'è pace nel cuore dell'uomo. Anche con Cristo, e sono 20 secoli, il fratello si scaglia sul fratello. Ma c'è chi ascolta il pianto del bambino che morirà poi in croce fra due ladri. Bellissima poesia del nostro conterraneo Salvatore Quasimodo, che ricordiamo premio Nobel, sì. E quindi persona autorevole di grande prestigio. Io volevo ricordare pure che nel mio sito, che è www.lateotokos.it, in questo periodo è messo un inserto speciale di Natale con animazioni, giochi, canti tradizionali, cartoni animati, gif animati, presentazioni, eccetera, che è ideato come un momento in cui la famiglia si raccoglie giocando, ridendo, ascoltando i canti di Natale per vivere proprio nel senso familiare il vero significato del Natale. E noi naturalmente invitiamo tutti i nostri telespettatori a visionare questo magnifico sito internet creato qualche anno fa dal professore Nino Grasso, che è seguitissimo, sì, e curato da lui personalmente. È un motivo in più per stare vicino al bambinello Gesù che di qua a qualche giorno nasce. Io cosa dire, non posso che ringraziare il professor Grasso per la sua dotta, chiara e limpida esposizione, sintetica anche, del Santo Natale, tutto quello che lo circonda, l'alone magnifico e meraviglioso che lo circonda, sia dal punto di vista l'esposizione, sia dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista storico e naturalmente anche letterario, direi, dal punto di vista, appunto, considerando le poesie che ci ha letto alla conclusione. E io approfitto anche dell'opportunità, di questa opportunità che ci dà Euro TV Randazzo, per formulare i più sentiti auguri ai miei concittadini, a tutti quelli che ci seguono, che seguono la nostra trasmissione, i nostri programmi. Un buon Natale, un sereno e felice Natale e un buon anno nuovo, un buon 2020. Grazie ancora professore, buon Natale e buona tutti. Sera a tutti.